Allora, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 18 maggio. Lunedì 18 maggio, mi raccomando, questa sera c'è Quarta Repubblica e ci sono tante notizie da approfondire. Però, insomma, il punto fondamentale di oggi, almeno questa mattina, è la riapertura delle città. Siamo ritornati liberi, sembrerebbe. Ci possiamo muovere nelle regioni, possiamo andare a fare la spesa, possiamo andare nei negozi, possiamo andare dal barbiere. Forse io dovrei proprio andare a tagliarmi i capelli. Insomma, guardate che casino che ho in testa. Insomma, oggi è finito, sono finiti sostanzialmente gli arresti domenica un piccolo sassolino me lo tolgo ovviamente dalle scarpe gli arresti domiciliari che sembra siano piaciuti ai nostri sindaci sceriffi ai nostri politici e non si sono, non tutti ovviamente e non si sono resi conto che mentre noi eravamo agli arresti domiciliari ovviamente non solo ci toglievano la libertà ma ci toglievano anche il fatturato quindi mantendo nella merda la situazione economica e politica italiana ma questo è un altro discorso l'altra questione che forse non è chiara a tutti i nostri fenomeni di quello che è successo è che finalmente siamo arrivati a quello che noi abbiamo sempre chiesto cioè di anticipare il più possibile l'uscita in libertà, l'apertura dei negozi. E la cosa che non è chiara è che se io non mi sono tagliato i capelli per due mesi non è che adesso me li taglio due volte in più, se io non ho bevuto 50 caffè in questi mesi al bar, non è che adesso ne mangio 50, ne prendo 50 in più, se io non ho giocato a tennis negli ultimi 50 giorni, non è che oggi faccio 50 lezioni in più, se io non ho preso taxi negli ultimi 50 giorni, non sto prendendo e prenderò 50 taxi in più o, o, o noleggi con conducente che non ho viaggiato. Cioè, questo è un paese in cui si trovano 3 miliardi, giustamente per l'Italia, mentre per il resto dei cittadini italiani non si trova nulla. Imprese italiane, sto parlando. No? Questa è la razio di quello che sta succedendo. E, e francamente mh, anche noi giornalisti abbiamo le nostre responsabilità, perché abbiamo fatto questo giornale unico del virus in cui spaventando tutti quanti abbiamo dato la possibilità al governo di fare questa grandissima e favolosa concessione. Vi devo dire la verità, l'avete sentito. Io sono ben felice, quindi è inutile criticare oggi eh, Conte. Ben felice, a parte come fa oggi Luigi. Mascheroni molto bene riprende questa idea della scenografia all'interno di Palazzo Chigi impensata dal grande fratello Casalino, però il punto non è la scenografia, come vi ho detto, il punto è la sostanza, cioè da oggi si è più liberi, l'unica questione che nota il Corriere della Sera, ma non solo lui, tutti quanti i giornali, il mattino ovviamente ne fa l'apertura del giornale, è che queste aperture avverranno senza De Luca, e, e lì è TOC TOC DE LUCA! È fenomenale, il nostro ehm, presidente della regione, che mai stava anche simpatico. Però De Luca è ovviamente uno di quelli che ha letto e ha sentito, anche se lo negherebbe, fino alla morte Nanni Moretti lo si nota di più: se viene o non viene al party siccome ieri Toti, presidente della Liguria, Zaia, presidente del Veneto e Bonaccini, presidente di una regione che non è certamente di centrodestra, beh, insomma, avevano fatto un asse di riapertura diversa rispetto a quella della Lombardia, comunque di riapertura. E avevano premuto perché il Presidente del Consiglio non rompesse più le balle, ma permettesse l'autonomia alle regioni di riaprire. Beh, insomma, De Luca ha voluto fare il fenomeno, come mi si fa notare di più, chiudendo tutto quanto. Allora, per carità, De Luca vuole chiudere? Chiudesse. Io mi chiedo, sono disperato. Il sottoscritto per non poter andare in campagna ovviamente ci andrò dal 3 giugno quando sarà possibile muoversi tra le regioni però se loro vogliono tenere i negozi chiusi i ristoranti chiusi i bar chiusi gli estetisti chiusi e, 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 e distruggere la campagna io l'unica cosa che ricorderei ai nostri amici che ci governano in campania e a De Luca che verrà sicuramente rieletto con un plebiscito popolare lui e i sindaci sceriffi che tanto piacciono a gente che piace vorrei soltanto chiedere una cosa non mi rompete le palle chiedendomi un euro di aiuto non mi rompete le palle cari amici politici campani chiedendomi un solo euro di aiuto e di sovvenzione in più di quanto fanno le altre regioni per aiutare le imprese campane che voi avete tenute chiuse questo è il punto caro De Luca De Luca, zitto e muto adesso niente, tutti uguali, non è che poi fra sei mesi con la crisi superiore del turismo ci verranno a piagnucolare, ah ma qui non ce la facciamo se non ce la facevate private come gli altri senza fare i fenomeni, perché il punto fondamentale qui che mi sembra che veramente ci sono due mondi: quello delle attività produttive e quello delle attività improduttive. Fai il, il medico chirurgo straordinario in un ospedale pubblico e vai a fare il sindaco della piccola città di mare e fai finta che non prendi lo stipendio perché lo stipendio lo paghiamo come chirurgo e a te non te ne fotte nulla, non te ne fotte nulla se chiudiamo le attività per sei mesi o un anno. Puoi dire zero contagio, tu, caro De Luca, puoi dire zero contagio, tanto in tutta la tua vita, voglio dire, quello è fatto: il politico e in realtà, quelli che invece devono alzare la clera e sperare di vendere qualche caffè, beh, in fondo, loro qualche problemino in più ce l'hanno. Tutti in Sandegna i traduttori lavorano bene. Mm e Su questo oggi i giornali ovviamente sono pieni. L'altra cosa fantastica è questa conferenza stampa di ieri, in cui soltanto, insomma, voglio dire mi sono permesso di notarlo anch'io ieri, ma lo nota oggi Belpietro, Pietro. Beh, insomma, quando le conferenze stampa sostiene Belpietro, Pietro di Conte sono passerelle senza contraddittorio, occasioni per celebrare il proprio ego. Perché il punto fondamentale è che tutte le passerelle, le interviste ovviamente hanno il politico importante che tende a non rispondere, ma. Ma io non ho mai visto nessun politico che a una domanda insidiosa risponde e mi dica lei come lo farebbe perché allora è la fine io faccio giornalista tu fai il politico me lo spieghi tu come si fa e se qualche politico mi dovesse chiedere ve l'ho detto lo dovesse chiedere a Belpietro, sapete che vieni vieni a fare eh, il commissario Arcuri Der commissari per 950 mila euro io dico dose firma poi tanto peggio di Arcuri non potrei fare oggi sul foglio 3 Pagine favolose di eh, Luciano Capone e eh, mi sembra Stagnaro, insomma due liberisti col cocktail, che fanno ehm, un riepilogo di tutti gli errori commessi dal commissario Arcuri nel, da quando ha preso il commissariato, mettiamolo così, delle mascherine e dei tamponi. Cioè dal 18 marzo che Arcuri sta là, dal 18 marzo sono passati aprile e maggio due mesi e ancora non siamo riusciti a risolvere il problema delle mascherine. Anche qua sarà. Un problema di Babbo Natale, ma se voi lo leggete oggi su eh, con tutte le cose messe in fila da Capone e Stagnaro vi vengono i brividi e, e vi chiedete che alla domanda molto specifica di un giornalista Conte difende Arcuri, quello gli risponde: se lei fosse più bravo di Arcuri prenderei lei. Beh, insomma, ehm, devo dire che leggetevi il foglio e capite perché la. la, 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 la notizia è completamente, è completamente fuori luogo ieri l'ex ministro, ministro della giustizia Orlando dice i poteri forti vogliono prendersi gli 80 miliardi di aiuti di Stato allora vorrei spiegare eh, come si chiama eh, al, a Orlando che gli 80 miliardi di aiuti purtroppo non vanno alle aziende ma vanno purtroppo sono mancette eh, come si chiama mancette date a, a, a tutti noi eh, i 600 euro di bonus i 500 euro per... E il... cioè sono mancette quindi semmai i poteri forti che possono fare? Prendersi le mancette? No, perché queste sono diffuse tra i cittadini, l'unica non mancetta è l'unico potere forte, cioè 3 miliardi per l'Alitalia, per il resto sono tutte mancette che vanno diffuse in micro aiuti all'azienda, la cassa integrazione vale 14 miliardi è cosa buona e giusta, ma non riesco a capire come i poteri forti si possano impossessare di 14 miliardi, non riesco a capirlo forse Orlando lo sa, oggi che cosa fa il fatto che ieri l'ho intervista, dice Orlando i media dei grandi gruppi vogliono un altro governo per avere i soldi della ricostruzione, e poi cita il fatto quotidiano sui giornali zero titoli, come voleva si dimostrare, e, e in realtà non è così, perché oggi sulla stampa Giannini, guarda caso, che è tenuto in ballo perché dice tu sei il giornale della Fiat e poi parleremo di questa cosa, beh, Giannini dice ma di che stai parlando, quello che sta dicendo Orlando è inaccettabile, ma il punto di quello che di Orlando è più che inaccettabile è semplicemente falso, perché tutti i giornali sono super iper governativi, oggi Mieli, il Ex direttore del Corriere della Sera, l'ex direttore del Corriere della Sera, quello che non ha azzeccato una previsione mai in vita sua a partire da Prodi? Beh, però oggi dice che il voto del, di Conte è la sufficienza, che non mi sembra proprio una bocciatura in momenti di sei politici. Ma l'ultima riga di mieli sul Corriere della Sera, sul fondo del Corriere della Sera, sapete qual è? È il seguente. Il capo del governo ha preso in mano il volante con determinazione. Allora, dire che questo fondo del più importante giornale italiano sia un fondo dei poteri forti che vogliono far cadere il governo, beh, insomma, sì, insomma, meno più di questo, cioè che doveva fa non, non lo so, e se uno vuole far governo magari scrive quello che scrive Sallusti, quello che scrive Belpietro che sono sempre stati all'opposizione e lo fanno dal loro punto di vista, ma non mi sembra che i giornali forti, tranne Repubblica che è completamente cambiato ehm, diciamo, ehm, linea ehm, prenditela con Repubblica, ma non si può prendere con solo Repubblica, perché se te la prendi solo con Repubblica sembra che ce l'hai con un solo giornale apriti cielo ehm, Sallusti eh, nel giornale dice falsa ripartenza, perché il tema tuo e suo è che le regole di riapertura sono delle regole professionali, burocratiche, molto incasinate, insomma un bel casino secondo il giornale è molto interessante il pezzo che vorrei segnalare i grandi fenomeni della chiusura perché mentre tutto si chiude ci creano delle alternative e oggi ce la racconta la gabbanelli che è un'alternativa che tutti voi che mi state seguendo in questo momento conoscete bene cioè con lockdown cosa è successo che noi abbiamo utilizzato imprese partite IVA persone fisiche abbiamo utilizzato vendite online fatte da amazon azienda che, che, il cui passato, in cui eh, diciamo, titolo è passato da 500 a 2400 euro, come nota benissimo la Gabarelli. Io non ho nulla contro Amazon, tra l'altro è una di quelle poche grandi aziende internazionali che ha fabbriche, cioè magazzini in Italia. Qua vicino a Roma c'è 5000 persone impiegate, insomma, assume anche in Italia semplicemente perché per motivi logistici i pacchi devono passare per l'Italia a differenza dei byte o dei bit dei server di eh, Netflix o di Google o di Facebook. Quindi loro materialmente ci sono e hanno anche fatto degli accordi con l'agenzia delle entrate per pagare un po' di tasse in italia ma il punto è un altro che per ogni pacco spedito da amazon c'è una clair di, un, ehm, di una bottega di un rivenditore di un, un elettricista italiano che chiude e più ce ne accorgiamo che, 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 che amazon anche eventualmente in dumping possa vendere questa roba e più uccidiamo il mercato italiano quindi ragazzi qua il servizio fatto dalle nostre botteghe dei nostri negozi di prossimità ce lo siamo perso e, e ogni giorno che continua di più la cara campagna di che non mi sembra che sia fatta da persone sciocche. Se c'è un lockdown possono utilizzare benissimo il delivery, come piace parlare a De Luca. Prestito FCA ah no, scusatevi, l'altra cosa fantastica è l'intervista alla Pisano: ministro della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica e di tutte queste robe qua. Che ci spiega oggi L'app Immuni, l'ho scelta io insieme a Speranza. Benissimo, sono contento che l'ha scelta lei. Anche se il foglio aveva fatto un po' di polemica dicendo che ce n'erano due in gara, e lei ha scelto quella eh, senza dirlo esattamente. Però è una polemica che mi interessa relativamente. La polemica che mi viene da fare è che questa app Immuni, che doveva arrivare il 18 maggio, cioè oggi, non arriverà prima di fine mese. E secondo voi, facciamo una scommessa? Io voglio fare una scommessa con tutti voi che leggete e vedete la zuppa: quante persone ut utilizzeranno l'app Immuni? Ve lo dico io: zero! Zero! Un buco nell'acqua! Perché l'app immuni arriverà quando il contagio, come si vede oggi, sta drasticamente riducendo e anche l'allarme sociale. Nel frattempo siamo un paese di pazzi. Il caso Umbro lo tira fuori il messaggero in prima pagina, è incredibile. In Umbria ci sono stati due casi di contagi e zero morti. Ebbene, l'Umbria è considerata, non so per quale mistero gaudioso, una delle regioni più a rischio. Allora, se questo è il modo in cui ragionano quelli del Comitato Tecnico Scientifico, che l'Umbria è una, una regione in cui ci sono due contagi, e vi ripeto che contagi, non voglio dire assolutamente nulla, perché è una malattia oggi per molte persone largamente curabile e noi siamo lì ancora che facciamo il conto dei contagi, che vuol dire zero. Vabbè, comunque eh, sul prezzo dell'FCA i 6,7 miliardi eh, travaglio eh, dedica il suo fondo del lunedì, perché se la prende con un giornalista appunto della, eh, di Repubblica eh, Manacorda che ha spiegato alcune cose molto normali. Il pezzo migliore sulla questione Fiat lo dovete leggere, si chiama Riccardo Ruggeri, ex amministratore di un'azienda un del gruppo Fiat, non ha mai amato il SEO Capitalismo come lo chiama lui, cioè questi manager che comandano, ma dice che un'azienda come la Fiat... Fiat, ve lo sintetizzo: che eh, si compra e eh, si prende questo prestito, peraltro perché fattura in Italia e paga le tasse in Italia riguardo al suo fatturato e, e che ha degli impianti in Italia, deve essere messa molto male perché si impegna a non ridurre il personale, a non, divide, a non dare dividendi e a non delocalizzare. Quindi dice: devono essere con l'acqua alla gola tant'è che l'azienda più che olandese diventerà italo-francese-americana, insomma non si riuscirà a capire bene di chi è. Ultima questione riguarda straordinaria questione del CSM, ne parleremo anche stasera a um, Quarta Repubblica, quest'idea di questo CSM che un anno fa con Palamara si dimisero in cinque perché... Ehm, erano stati intercettati nelle conversazioni con l'uomo nero Beh, oggi ritornano altre intercettazioni riguardano ad esempio come nota Mario Giordano il vicepresidente del CSM che si chiama Ermini Renziano dal volto bonario, però in questo caso non si dimette nessuno, un anno fa si sono dimessi tutti quest'anno non si dimette nessuno sarà, dico io, che quando uscirono quelle intercettazioni un anno fa il CSM era guidato da moderati di centrodestra e oggi il CSM grazie a quelle dimissioni è guidato soltanto dalla componente magistratura democratica Pratica e da Vigo, cioè dall'anima sinistra dei magistrati italiani. Punto di domanda: la risposta è sì. Vi do appuntamento, come sempre, questa sera a Quarta Repubblica, ci vediamo alle 21.30, parleremo con il ministro dell'economia, Gualtieri, che è l'inizio della trasmissione. A Gualtieri voglio capire come si fa a dare 55 miliardi, soltanto in quelle che io definirei mancette importanti, per carità, ma che non risolvono il problema economico di questo paese. Ciao, a più tardi.